cerchi di grano riconosciuti non fatti dall'uomo, di una dimensione media di 100 metri, con una straordinaria fantasia di disegni. Le piante sempre piegate dalla stessa parte e mai spezzate, crescono fino a raggiungere la completa maturazione, pur presentando notevoli alterazioni fisiche, i nodi degli steli più grossi, semi deformati, che genetiche, spiegabili con l'irradiazione di microonde a noi. All'interno dei cerchi si rilevano disturbi elettromagnetici su radio e registratori. Le bussole impazziscono. Viene sfruttato il fatto che sotto i cerchi falde acquifere favoriscono il campo magnetico, ancora qui, per dar forma a quelle immagini che sono precisi modelli matematici. Vengono trovati spesso vicino ad osservatori astronomici. Il terra è apparso un cerchio dove si spiega il DNA dell'uomo, un altro come sono fatti gli alieni, un altro ancora come si presenterà il sistema solare il 21 dicembre 2012. Sembra l'atteggiamento di chi vuole comunicare e non uccidere come spesso vengono presentati nei film. O rubare l'anima, piuttosto di chi vuol capire se l'abbiamo noi ancora l'anima. Compaiono da secoli nella loro pittura e che siano un antico alfabeto cosmico utilizzato da lì. Beh, è stato costruito a tempo di record. L'osservatorio astronomico a raggi infrarossi al Polo Sud. Ci vivono 100 persone a meno 70 gradi. Devono essere veramente motivati. Guarda la parte del cielo dove si immagina arrivi una radiazione a raggi infrarossi. E sembrerebbe che le anomalie osservate su Plutone, Urano e Nettuno siano dovute alle interferenze di un nuovo pianeta, Nibiru, che nel 1983 fu visto dalla sonda IRAS, poi segreta. Anche il nostro pianeta è investito da onde elettromagnetiche che arrivano dalla stessa direzione. Nibiru è una stella nana bruna 5 volte più grande della Terra, con forte campo elettromagnetico in orbita retrograda, cioè gira in senso orario, ed attraverserà il nostro sistema solare. I calcoli dimostrano che non si scontrerà con alcunché. Si accende e si spegne a intermittenza. È già visibile dall'emisfero meridionale, lo sarà presto da quello settentrionale ed è definito il pianeta degli Sulle tavolozze dei Sumeri si racconta di un popolo venuto dal cielo chiamato Anunnaki e viene presentato il sistema solare con un pianeta X. A pensare che grandi miti nascano da narrazioni riguardanti il cielo. Sembra quasi che la mitologia derivi dall'astronomia. L'idea di un pianeta che si accende, si spegne, gira nell'universo mi fa impazzire. È poesia pura. Stanno nascendo i bambini in d'acqua e cristallo, paragonabili agli esseri umani che hanno avuto un'esperienza di premorte, i cui effetti permanenti sono un aumento dell'autostima, maggiore altruismo, un approccio alla vita meno materialista, telepatia e vincenza. Dimitri, ancora lui, afferma che la Terra entrerà in un plasma magnetizzato, denso, forte, penetrante, che attiverà l'iperproduzione di una sostanza che si trova nell'ipofisi, la dimetiltriptamina, che consente il passaggio dagli stati ordinari della realtà a quelli visionari, provocando 13 trasformazioni in 0,0075 secondi, scatenando la Kundalini, l'energia che viene dalla Terra, che sale come un serpente lungo la colonna dorsale, per giungere fino al chakra della corona sopra la testa, dandoci la possibilità di divenire esseri umani in tappe cristallo. Thank you.
Splashing limousine, eat the bad shakes of tambourine, nicotine from silver screen, speed splashing in a magazine, and splashing limousine, eat the bad shakes of tambourine, speed splashing in a magazine, and splashing limousine, eat the bad shakes of tambourine, nicotine from silver screen. Vedo le nostre anime prendersi per
Grazie a voi.